Ciao a tutti, siamo al Salone del Libro 2019 qui a Torino e siamo allo stand CSU, Collettivo Scrittori Uniti. Io sono Chiara per il blog conoscer.it e sono qui con l'autrice Aurora Frola, che ha scritto un libro di cui appunto poco fa vi stava parlando, molto molto interessante dal punto di vista delle tematiche trattate, e mi ha colpito molto la storia della protagonista e vorrei chiedere appunto a Aurora di parlarci di più del suo libro. Sì, innanzitutto grazie per essere qui. È una storia molto delicata e molto forte da un certo punto di vista, perché tratta tematiche importanti come il disagio psicologico. È quasi totalmente ambientato in una clinica psichiatrica e quindi il disagio psicologico diventa un po' il veicolo, una strada che diventa poi la battaglia della protagonista verso la luce. Ok, e mi dicevi Aurora che il libro inizia con un episodio appunto di impatto. Sì, okay. Sì, l'impatto iniziale è forte ed è molto molto strong, nel senso che inizia nell'attimo più buio della vita di Angelica, la protagonista, con il suo tentato suicidio. Ma questo non vuole essere un momento di buio, vuole essere una partenza, quindi il dolore diventa il punto di partenza per riscattarsi il diritto alla vita. Ok, infatti mi dicevi Aurora che in questo libro, oltre alle tematiche appunto dure, quindi anche alla depressione, a disturbi psicologici e intimi, quindi che toccano veramente l'anima della protagonista e l'anima dei lettori sicuramente che si interfacciano con il tuo libro Aurora, troviamo nel libro una chiave di speranza, quindi un filo conduttore che in qualche modo ci conduce verso quella che è una luce all'interno di assolutamente nascosta e da scoprire. Mi fa piacere veramente tanto sottolineare questa cosa della speranza, perché in realtà c'è tutto l'obiettivo di questo romanzo e di questa storia, è far vedere il dolore come un punto di partenza importante, quindi non come un punto di arrivo, ma come un punto davvero di partenza e di forza, quindi quasi come un'energia motrice che può darci la forza di reagire. Perfetto, allora ti chiedo ancora se attualmente hai dei work in progress, stai lavorando a qualcosa, hai dei progetti futuri? Sì, diciamo che come progetti futuri sto lavorando ad altri due romanzi, sempre su stampo psicologico, intimistico, perché per lo più mi piace indagare la mente, quindi insomma spero di portarli a termine a breve. Ok, mi dicevi che questo appunto è il tuo primo libro. Sì, questo è il primo. Quindi ti sei lanciata alla grande, mi dicevi prima Aurora, tu solitamente sei dall'altra parte della telecamera per il lavoro che sì, fai. Sì, lavoro, ho lavorato spesso dietro alla telecamera, infatti è, okay. È diverso. E come sei arrivata alla scrittura? La scrittura io ce l'ho dentro da quando sono bambina, nel senso che il mio sogno di quando avevo 8 anni era giocare la scrittrice. Io guardavo ad esempio Jessica Fletcher, la famosa signora in giallo, e mi vedevo lì nello scrivere, quindi in realtà ho portato avanti altri studi, ma nel mentre ho sempre coltivato questa scrittura che è in me. E continuerai appunto a coltivarla? Assolutamente sì. Dove possiamo trovare il tuo libro Aurora? Il mio libro si trova in libreria, oppure appunto online, o sul sito proprio della casa editrice, che io ringrazio, quindi Edizioni della Sera di Stefano Giovinazzi. Okay. Ti chiedo ancora, è la prima volta che sei a una fiera, quindi penso che è il primo libro che scrivi. È la prima volta. Che impatto stai avendo, visto che è la prima volta appunto che hai a che fare con il pubblico? Diciamo che è stata una bellissima esperienza, io ringrazio anche Claudio Secci del collettivo CSU che ha permesso il fatto che ricordi non si la manizza qui oggi. Allora io ringrazio Aurora e ringrazio appunto anche il CSU e dallo stand è tutto, un caro saluto da conoscer.it.